tornata l'Aquila d'Oro, la storica pizzeria di Corso Principe Amedeo a Cava dei Tirreni. Vieni all'Aquila d'Oro, una tradizione che si rinnova. Si è tenuta questa mattina nell'aula Gemellaggi del Comune di Cava dei Tirreni una conferenza stampa dedicata alle politiche sociali. All'incontro, voluto fortemente dall'assessore Enrico Bastolla, si è discusso sulle attività e i provvedimenti assunti dall'amministrazione comunale nei confronti di persone affette da disabilità. Un programma ricco, quello messo in campo dal Comune Metelliano nel 2017, grazie anche alla stretta sinergia con l'Osservatorio Cittadino sulle disabilità, e che vedrà nel 2018 nuovi rilevanti progetti. Ci ho tenuto stamattina a fare un passaggio con i giornalisti perché alla fine del Consiglio Comunale monotematico sono state date delle notizie, però sono notizie importanti, cioè il Comune, l'ente, fa abbastanza, fa molto e ha diciamo in programma che vuole fare già anche molto per il 2018. Mi soffermo solo brevemente sulle novità che faremo nel 2018. Insisteremo sul cofinanziamento del co-housing. Abbiamo avuto una risorsa finanziaria di 30.000 euro che dobbiamo destinare al co-housing sociale, per dare la possibilità alle persone con disabilità psicologica di cercare un attimino di farle coabitare tra di loro, sempre con la presa in carico degli assistenti sociali. Ci sarà la possibilità, inizieremo subito i lavori in commissione per quanto riguarda le nuove attività commerciali, un regolamento, dovremmo adottare un regolamento, cioè semplicemente delle linee guida per l'abbattimento delle cosiddette barriere architettoniche, cioè sia per l'edilizia pubblica, edilizia privata e per le nuove attività commerciali. Edilizia pubblica in fase di progettazione, questo dobbiamo farlo sempre con l'osservatorio deve essere diciamo il nostro punto di riferimento perché vivono da vicino il problema, nel momento in cui si fa un progetto per l'opera pubblica, di tenere in considerazione un rappresentante in fase progettuale per l'abbattimento delle barriere architettoniche affinché il progetto non sia sbagliato. La stessa cosa per l'edilizia privata, persone che vogliono, condomini che vogliono fare un determinato lavoro, devono tenere in considerazione l'abbattimento delle barriere architettoniche, per esempio devono fare lavori su un ascensore, devono tenere in considerazione che in quell'ascensore debba entrare una persona con disabilità. Stessa cosa per le attività commerciali, tutte le nuove attività commerciali a Cava dovranno tenere in considerazione l'abbattimento delle barriere architettoniche, sia dal punto di vista strutturale, cioè un locale commerciale ampio sicuramente dovrà tenere in considerazione l'abbattimento delle barriere architettoniche, un locale commerciale piccolo non si farà questo ragionamento, però si farà un altro tipo di ragionamento dal punto di vista visivo affinché il disabile possa accedere all'attività commerciale. E poi la grande novità rispetto al 2017, siamo riusciti a reperire circa 70.000 euro attraverso io e l'assessore al bilancio, attraverso tutti i residui dei mutui che non abbiamo speso, le abbiamo destinate all'abbattimento materiale delle barriere architettoniche, quindi città. Questo avvieremo da qui a poco, abbiamo individuato i responsabili del procedimento, faremo dei progetti e quindi ci sarà molto 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 da lavorare, da fare. Per quanto riguarda le persone con disabilità non c'è mai fine, quindi dobbiamo effettivamente assumere un impegno nei confronti di quelle persone, dei familiari, far sì perché effettivamente la sofferenza c'è e dobbiamo far sì che questa sofferenza sia meno percepita. Altro importante punto è il dopo di noi. Ci siamo subito collegati alla legge del dopo di noi, la legge statale del dopo di noi, abbiamo individuato la struttura che è quella dell'ex Casa Picella, siamo nella fase di integrazione della documentazione con la sovrintendenza, ci hanno chiesto della documentazione, quindi dobbiamo accelerare su questo tasto e anche qua ci sarà una cogestione insieme all'osservatorio sulle disabilità per far sì che la struttura diventi effettivamente, sia realizzata secondo le finalità del dopo di noi. Se tutto va bene ci saranno anche delle 40 assunzioni. Sì, anche questo, il concorso fatto in precedenza stanno in fase di correzione degli iscritti e quindi ci sarà la possibilità dei part-time di 40 persone che l'ente assumerà.